il santuario dei Santi Martiri Argentanesi è fra i luoghi più antichi e carichi di fascino del territorio di San Marco Argentano e di tutta la Calabria. La chiesa sorge fuori dalle mura dell'antico borgo, nella zona adiacente il fiume Fullone, in un ambiente integro dove il tempo sembra essersi fermato. L'esistenza di questo piccolo santuario è testimoniata da alcuni reperti archeologici e da un documento risalente all'anno 1088. Questa bellissima zona immersa nella natura è conosciuta da sempre come luogo santo e per comprendere il motivo di tale denominazione bisogna fare un salto indietro nel tempo, un salto di tanti e tanti anni fa. Il quadro storico ci riporta infatti nel 43 d.C., durante il periodo romano, quando l'imperatore Claudio con le sue legioni dominava l'intera zona, romanizzando tutto il territorio Bruzio. E proprio in questo periodo si verifica uno degli avvenimenti fondamentali per l'affermazione del cristianesimo in Calabria, il sacrificio dei cosiddetti martiri argentanesi. La famiglia Amatista, composta dalla matriarca Dominata e dai figli Viatore, Senatore e Cassiodoro, vennero infatti convertiti alla fede cristiana dall'apostolo Marco mediante il sacramento del battesimo. I romani, venuti a conoscenza di tale evento, catturarono e sacrificarono mediante decapitazione l'intera famiglia Amatista. Il luogo santo rappresenta proprio questo sacrificio e il piccolo santuario al suo interno conserva ancora oggi in un'urna di pietra le ossa dei santi martiri argentanesi. A questo piccolo luogo sono legate anche diverse leggende, dai contorni davvero affascinanti. Fra queste, forse la più intrigante è quella della Santa Serpe Gigante. Si racconta infatti di un enorme serpente secolare che si aggirava in questi luoghi, quasi a proteggere l'incanto e la sacralità del posto. Alla sera questo rettile leggendario si posava sul simulacro della Beata Vergine Maria, in segno di protezione. Un'altra leggenda è legata invece all'aspetto ambientale. Intorno al santuario, infatti, cresce in modo rigoglioso e spontaneo una tipologia di piante di ulivi di colore biancastro. La leggenda vuole che questo tipo di colore rappresenti la purezza e la sacralità del luogo.
Ogni anno, il primo di giugno, proprio in questi luoghi, viene celebrata la festività della Beata Vergine Maria. La devozione coinvolge fedeli provenienti anche dalle comunità vicine. Alcuni portano in dono fiori, icone sacre, cibo. Quest'anno alcune famiglie hanno portato in dono un enorme pane fatto in casa. Questo pane viene benedetto durante la funzione liturgica e poi mangiato in comunità associato ad altri cibi tradizionali durante la festa serale. In questo giorno tutta la comunità ripercorre questi memorabili eventi. Fra storia e leggende, racconti e canti, in poche ore si sfogliano pagine di storia che nei secoli hanno coinvolto generazioni di persone e che ancora oggi si manifestano in maniera forte, quasi a non voler mai scomparire e pronte a raccontarsi nuovamente negli anni a venire per le generazioni future. Andiamo cantando. Oh Maria, quanto...